Ben ritrovati in una nuova edizione del nostro TG targato Star Casino Sport. Iniziamo parlando della partita di domani tra Milan e Udinese, match valido per la 27esima gara del campionato di Serie A. La difesa sarà formata da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez per i rossoneri, Messias, Brahim Diaz e Leao a sostegno di Giroud. Ancora fuori Zlatan Ibrahimovic, le sue condizioni preoccupano Pioli in vista del derby di Coppa Italia. I precedenti nel frattempo vedono in netto vantaggio proprio i padroni di casa. Sentiamo allora le parole di Stefano Pioli. La squadra sta molto bene, stanno molto bene i giocatori, per fortuna è da un po' di tempo che lavoriamo tutti insieme, quindi questo significa alzare anche il ritmo del lavoro, alzare l'intensità del lavoro, alzare la qualità, quindi stiamo bene, non vedo cose particolari e comunque né io né tantomeno la squadra sta pensando alle prossime partite se non quelle di domani, perché mancano 12 giornate alla fine del campionato, sono troppo importanti, ognuna ha un peso specifico, uno spessore importante, quindi vanno affrontate al meglio, al massimo, quindi domani concentrazione su Udinese, poi penseremo ai prossimi avversari, anche perché Udinese è una squadra temibile, tosta, fisica, intensa, qualità davanti, velocità davanti, quindi sicuramente un altro avversario difficile da superare. Andiamo allora a vedere la nostra prima statistica, quella appunto riguardante il match tra Milan e Udinese. Quale sarà il risultato esatto? La probabilità che la partita finisca 1-0 è del 16%, mentre la probabilità che la partita finisca 2-0 è del 15%. Ci spostiamo su un altro match, quello che sarà la partita tra Lazio e Napoli. La Lazio appunto è reduce dal pareggio contro l'Udinese per la sfida d'alta classifica contro il Napoli. Prova il recupero in extremis di Acerbi, fermo per una lesione da un mese e mezzo. Il Napoli nel frattempo vuole cancellare la prova contro il Cagliari e per la sfida contro i biancocelesti potrà riavere il capitano Lorenzo Insigne, che dovrebbe partire dal primo minuto. Per la squadra di Sarri torna Immobile. Andiamo allora a vedere la nostra seconda statistica, quella appunto riguardante il match tra Lazio e Napoli. Come finirà il match? La probabilità che la partita finisca con la vittoria della Lazio è del 30%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è sempre del 30%, mentre la probabilità che sia il Napoli a vincere è del 40%. Ci spostiamo allora su un altro match, quello tra Empoli e Juventus. I bianconeri sono molto condizionati dagli infortuni, la lista degli indisponibili si è allungata ulteriormente dopo la sfida di Champions col Villarreal, portando a 8 gli assenti per la partita di Empoli. Chiesa e McKennie sono alla presa con degli infortuni abbastanza pesanti, pronto invece Pellegrini e anche Arthur sarà disponibile. Per McKennie, già fuori da un paio di settimane, la stagione è da considerare quasi finita. Andiamo allora a vedere la nostra terza statistica, quella appunto riguardante il match tra Empoli e Juventus. Verranno segnati più di 3 gol, la probabilità che questo non accada è del 45%, mentre la probabilità che appunto verranno segnati più di 3 gol è del 55%. Chiudiamo parlando del match tra Sassuolo e Fiorentina, che verrà disputato sabato alle 20:45. I neroverdi ritrovano Ferrari dopo la squalifica, in mezzo al campo ci saranno Maxim Lopez e Davide Frattesi, mentre davanti dovrebbero esserci Berardi, Raspadori e Traoré alle spalle di Scamacca. In casa Fiorentina Milinkovic è squalificato e c'è il dubbio sull'estrema difesa, Terracciano è tornato disponibile. Andiamo allora a vedere la nostra ultima statistica, quella appunto riguardante il match tra Sassuolo e Fiorentina. Come finirà il match? La probabilità che sia il Sassuolo a vincere è del 35%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è del 25%, mentre la probabilità che siano gli ospiti a vincere è del 40%. Questa era anche la nostra ultima statistica, ci vediamo in una nuova edizione del nostro TG targato Star Casino Sport.